stato un insieme di abbinamenti esclusivi, degustazioni e divertimento che ha messo il mare al centro, facendo rivivere un fine settimana ricco di appuntamenti. Si tratta dell'evento dedicato alla cultura, alla storia e alle tradizioni marinare che si è tenuto sul lungomare Simonetti di Fano, il Brodetto Fest. Giunta alla sua 21esima edizione, la kermesse dedicata alle zuppe di pesce che i pescatori cucinavano a bordo delle loro imbarcazioni è tornata ad essere la protagonista. Organizzatore della manifestazione è la Confesercenti, in collaborazione col Comune di Fano e la Regione Marche, per incentivare il consumo del pesce dell'Adriatico e il settore della ristorazione. Da 20 anni sappiamo quali sono i risultati che il festival ha nella città di Fano e naturalmente quello che il nostro lavoro è quello di continuare nella nostra promozione turistica per 4 giorni e non solo, perché la nostra è una promozione dedicata a tutta la filiera del mare, a tutta la filiera della pesca che parte dai nostri marinai fino ad arrivare sulle nostre tavole con i nostri ristoratori. È un impatto veramente eccezionale. Per 4 giorni abbiamo parlato di mare, di pesca, di educazione alimentare, rispetto per il mare, rispetto per le nostre tradizioni. Per la prima volta abbiamo fatto la gara delle zuppe di pesce. Naturalmente la visita del ministro Lollobrigida che ci ha onorato della sua presenza, questo ci rende ancora più orgogliosi perché per la prima volta un ministro viene in occasione di un festival gastronomico. Nei prossimi anni sarà l'obiettivo principale quello, come ho già detto, di rendere Fano capitale internazionale, no? Diciamo non mondiale, ma internazionale delle zuppe di pesce e dei brodetti. Spostata da settembre a giugno, la manifestazione ha visto 50 iniziative in cui chef stellati e noti personaggi televisivi si sono cimentati rispettivamente in cooking show, gare di cucina, convegni e concerti. Novità di quest'anno il brodetto wine, mentre per i più piccoli il brodetto kids, per far comprendere l'importanza della biodiversità marina. Un format internazionale che ha riconfermato il successo di presenze nell'intera città. Gli hotel hanno avuto una buonissima presenza, sicuramente in crescita rispetto agli anni passati. Una grande promozione fatta sulla gastronomia in questi periodi, anche internazionale. Siamo stati noi direttamente a Londra, abbiamo avuto una grande promozione a Barcellona ed un brodetto che è stato spostato a giugno proprio per aprire la stagione. Insomma, dei momenti molto importanti per farci conoscere al meglio. Siamo sulla strada giusta per aprire il turismo anche fuori dalla stagione balneare, perché abbiamo bisogno di lavorare di più sulla cultura, sulla gastronomia, sulla possibilità di viverci all'aria aperta per attirare turisti anche in questi periodi.